l'occasione di studiare da vicino, attraverso una serie di indagini diagnostiche, il disegno del paesaggio di Leonardo è stata una bellissima occasione per quanto ci riguarda. Una possibilità finalmente di esaminare alcune delle ipotesi che gli studiosi avevano fatto in passato, in parte confermarle, in parte migliorarle, grazie alle tecniche di indagine che al giorno d'oggi sono veramente molto avanzate. Si è trattato di campagne di tipo diagnostico assolutamente non invasive, vale a dire senza alcun bisogno di prelevare dei piccoli frammenti di materiale. Questo rende ovviamente tutto il senso del rispetto e dell'integrità dell'opera d'arte e specialmente quando si avvicina un oggetto di così piccole dimensioni e con dei materiali niente affatto stratificati è fondamentale ed è assolutamente da perseguire. Le indagini a questo punto ci danno perfetta contezza dell'utilizzo da parte di Leonardo di diversi materiali grafici nell'elaborare questo disegno. Quello che poteva sembrare un disegno assolutamente schizzato, quasi d'impronta, comincia invece piano piano a configurarsi come uno studio che ha già alle spalle dei materiali forse perduti o comunque sia una ipotesi, una impostazione che noi in questo momento soltanto grazie alle indagini diagnostiche possiamo apprezzare. Vale a dire c'è alla base un grafico stesso con una punta di piombo. Era un materiale molto comune per disegnare nel periodo, un materiale anche molto antico, di tipo medievale, però utilizzato in questo momento al posto di una matita che non esisteva. Quindi per delineare con dei tratti estremamente sottili quello che era lo schema. Si è in parte perduto purtroppo perché proprio è intrinseco nel materiale stesso che nel tempo svanisce alla luce e al passare insomma, dei secoli. Soltanto attraverso delle osservazioni molto precise al microscopio e delle indagini diagnostiche si può recuperare la sua esistenza. È quasi impossibile ricostruirne l'estensione. Successivamente su questa impostazione Leonardo ha cominciato a lavorare al paesaggio. Anche questo verbo no, vuole dare proprio il senso di come si tratti solo apparentemente di uno schizzo improvviso e fresco, ma ci sia dietro una contestualizzazione ed un lavoro di approfondimento che è durato probabilmente più di qualche ora, può darsi anche qualche giorno, e su cui Leonardo è ritornato sopra in un secondo momento, non sappiamo quando, ma apportando delle modifiche, delle correzioni con un inchiostro completamente diverso. Quindi Leonardo aveva un patrimonio evidentemente di materiali, quelli sì forse anche realizzati su un taccuino e schizzati all'improvviso, che però poi rielabora e rimette insieme. E in questo campo sarà estremamente importante incrementare e aumentare la possibilità di studiare l'utilizzo dei lucidi, della carta lucida, di cui Leonardo parla moltissimo nel suo trattato e che forse sono proprio alla base di alcuni di questi segni più forti che noi rileviamo nell'impostazione del paesaggio. Come a questo punto, grazie alle indagini, è facilmente visibile, c'è un secondo intervento a inchiostro che non possiamo datare, ma che sicuramente utilizza un materiale completamente diverso. Questo cosa significa? Significa che non è avvenuto nell'immediato, perché le differenziazioni sono delle differenziazioni che vediamo adesso per l'invecchiamento dei materiali, le vediamo grazie all'enfasi che certi tipi di indagini diagnostiche ci presentano, sempre collegate al materiale diverso, ma non c'era ragione che Leonardo utilizzasse 2 o 3 giorni dopo un inchiostro completamente diverso. Se un domani, forse, studiando opere di scrittura di Leonardo datate, quindi per esempio codici, anche suoi ricordi, memorie personali, non so, per esempio la data di morte del padre, oppure il momento in cui li si straccia per via di una grande tempesta, il cartone della battaglia d'Anghiari e così via. Ecco, se studiando questi ricordi datati arrivassimo
a poter definire la composizione dell'inchiostro e per caso quella composizione, quell'inchiostro fosse uguale a questo secondo intervento sul disegno, ecco, lo potremmo datare. In assenza di un database di riferimento databile sicuramente, possiamo soltanto dire che sono evidentemente due momenti distanti tra di loro. Poi è stato molto interessante studiare il retro di questo foglio, che evidentemente, proprio perché insomma sovrastato dall'importanza del disegno di paesaggio, si è un po' perso. Questo retro presenta per esempio anche una scrittura destrorsa, che a paragone con altre scritture destrorse di Leonardo, insomma, si qualifica come sua. Quindi sullo stesso foglio, da dietro e dal fronte, vediamo le due scritture combinate che Leonardo sapeva padroneggiare, che erano diverse apparentemente, una appunto la famosa scrittura che si rilegge soltanto allo specchio e l'altra invece una scrittura normalissima, ma i Mancini venivano rieducati anche a scuola fino a pochissimi decenni fa, quindi non vedo come anche Leonardo, nel momento in cui appunto gli veniva insegnato a scrivere, a leggere, a far di conto, sia in famiglia che in un apprendimento scolastico vero e proprio di cui ci parla Vasari, non fosse stato sottoposto ad un trattamento di questo genere. Sul retro ci sono una serie anche di schizzi, chiamiamoli così, c'è un paesaggio, c'è un uomo che corre, ma ci sono anche degli aspetti un pochino meno noti, ci sono appunto dei disegni, forse dei tentativi di studio, di abbozzo geometrici, fatti sempre con la punta metallica, e c'è anche qualche schizzo a pietra rossa o sanguigna, se vogliamo usare un termine insomma un pochino più suggestivo. E anche questi non sono per niente facilmente databili, ma anche il loro affastellarsi, il loro rincorrersi l'uno sull'altro ci testimonia un utilizzo del foglio che non è quello dell'opera d'arte già codificata e nata per essere tale, ma proprio uno strumento di bottega. Del resto il paesaggio in se stesso, in questo momento della storia dell'arte, è all'attenzione dei pittori, non come genere autonomo assolutamente, ma come sfondo paesaggistico per le pale d'altare. Quindi uno sfondo che può anche avere qualche tipo di legame con la realtà che il pittore frequentava. Quanti per esempio di questi paesaggi che ci fanno vedere San Giovanni nel deserto, in realtà sono le verdeggianti colline intorno a Firenze, si vede addirittura piccolissima la cupola del Brunelleschi proprio per identificare questo paesaggio, in una contraddizione ovviamente cronologica con il soggetto rappresentato, ma che dimostra tutto il dialogo del recupero della natura e dell'ambiente circostante e il suo inserimento in una storia sacra. Può darsi che anche questo esercizio di Leonardo, questo paesaggio, in realtà nascesse per uno scopo di questo genere e poi invece da lui sia stato rielaborato in una chiave più di studio naturalistico, di studio della geologia, di studio anche delle attività dell'uomo, forse in una fase più tarda, quando ormai lo scopo di bottega, quello del creare uno sfondo, era decaduto perché erano passati ormai dei decenni.